Ciao a tutti e bentornati qui sul canale. Come dicevamo nello scorso video, oggi vedremo la Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale, una scala di valutazione dello stroke. Ma rimanete lì perché come sempre lo facciamo dopo la sigla. Eccoci di nuovo. Prima di cominciare vi ricordo, se non lo foste ancora, che potete iscrivervi gratuitamente al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto e che attivando la campanella riceverete una notifica quando usciranno i nostri prossimi video. Ma veniamo subito al sodo e parliamo della Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. Iniziamo dicendo che esistono diverse scale per valutare la possibile presenza o meno di stroke e che abbiamo scelto di mostrarvi la Cincinnati perché è una delle maggiormente utilizzate ed è molto semplice da mettere in pratica. Questa scala viene utilizzata principalmente da personale medico infermieristico e dai soccorritori che operano in extra ospedaliero, ma risulta tuttavia utile da conoscere anche se si lavora in ambienti protetti come ospedali o case di cura. Saper riconoscere precocemente i segni e i sintomi di un ictus in tempi brevi può risultare veramente determinante per i nostri pazienti. La scala è molto semplice, si divide in tre categorie principali: la mimica facciale, il movimento delle braccia e la capacità di linguaggio, andando ad identificare se in ognuno di questi aspetti ci sia qualche tipo di alterazione o se tutto rientra nella normalità. Il primo punto riguarda la mimica facciale. Invitiamo il paziente a sorridere o a mostrarci i denti. Possiamo classificare come normale se tutti e due i lati del volto si muovono allo stesso modo. Se invece un lato del viso si muove in maniera differente dall'altro, allora lo segneremo come anormale. Il secondo punto, come dicevamo, riguarda il movimento delle braccia. E anche qui, dopo aver chiesto al paziente di sollevare le braccia tenendo gli occhi chiusi, segneremo come normale un movimento simmetrico delle braccia e anormale se un braccio dovesse muoversi diversamente più o meno dell'altro. Come ultimo punto andremo a valutare la capacità di linguaggio del paziente, chiedendogli o chiedendole di pronunciare una frase. Se la persona risponde correttamente alla domanda che abbiamo posto, segneremo questo dato come normale. Se invece il paziente dovesse sbagliare, strascicare le parole o addirittura non fosse in grado di parlare, segneremo questo dato come anormale. In conclusione, il paziente verrà considerato potenzialmente affetto da stroke in presenza anche solo di un parametro positivo. Pazienti con un parametro anormale su 3 hanno una probabilità del 72% di avere un ictus ischemico. In qualsiasi caso, la valutazione dovrà essere fatta da un medico specialista neurologo che attraverso un esame obiettivo neurologico e esami strumentali e radiologici come per esempio una TAC o angiografia deciderà il trattamento terapeutico corretto e le sue tempistiche, che potranno variare in differenti realtà operative in base alle linee guida adottate. Come già vi dicevamo nel precedente video che compare qui sopra, esistono tipi di stroke con manifestazioni cliniche atipiche o molto sfumate. Di conseguenza è bene ricordarci che l'assenza di parametri anormali non esclude la presenza di ictus. Anche per questo video siamo giunti al termine. Speriamo come sempre vi sia piaciuto o vi possa in qualche modo tornare utile. Se così fosse, non dimenticatevi di lasciarci un like e di scriverci un commento qui sotto. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video qui su Infermieri Online. Ciao!